Buongiorno amici, oggi parliamo di un argomento molto interessante, del nostro senso di solitudine legato alla ferita d'abbandono. Qui con me, insieme, dopo la sigla. Pensi di non meritare di meglio. Ma ho detto perché credi di non meritare di meglio. Io credo di non meritare di più, invece è più grave. L'attaccamento nasce dal fatto che noi abbiamo bisogno di sicurezze. L'attaccamento dipende sempre dal fatto che non abbiamo fiducia in noi. Piangere per sapere di che cosa stai piangendo ti consola di più della paura che hai di ridere per una cosa che non sai quale sarà. La stessa voglia sola, esclusiva ed egoistica di cose belle e solo quelle, scappare e allontanarsi in maniera automatica dalle cose sgradevoli, non ricordare e andare solo verso chi vi fa del bene. Buongiorno ragazzi, benvenuti, bentornati qui con me. Buon lunedì, grazie a tutti di essere qui su Amore Imperfetto. Oggi voglio fare un video più tranquillo, voglio parlare di una cosa che sta a cuore a molti di noi. Parlo della sensazione di solitudine. Sensazione di solitudine che è legata spesso alla paura dell'abbandono, una paura atavica che vive dentro di noi e che ha delle radici molto profonde, perché l'abbandono, come tante volte abbiamo detto, come tante volte vediamo anche nei miei percorsi formativi, è una sensazione molto antica che parte soprattutto dal nostro esordio su questo pianeta Terra, potremmo chiamarlo così. Che cosa intendiamo per esordio sul pianeta Terra? Intendiamo quando abbiamo iniziato a capire che cosa sono i sentimenti, che cosa è o non è il calore umano, che cosa è o non è l'amore. Quindi lo stile di attaccamento che abbiamo sviluppato a mezzo delle persone, delle figure principali che per prime hanno fatto parte della nostra vita, quindi dei nostri genitori o comunque di quello che dalla psicologia è definito il caregiver, quindi la figura di attaccamento. Ora, senza scendere in particolari legati al fatto che ci sarà chi ha avuto un attaccamento sicuro o comunque più funzionale, quello sicuro al 100% poi è anche difficile trovarlo, e persone che purtroppo sono state più sfortunate, perché sì, questo ragazzi non è un merito, questa è una situazione figlia del caso, l'essere nati all'interno di una struttura in grado di proteggerti, di amarti e di metterti nel mondo nel miglior modo possibile è semplicemente questione di fortuna, nient'altro. Quindi purtroppo già qui partiamo dal primo nodo, dalla prima spina, no? Pensare che io sia meritevole oppure no di amore è una cosa che porto avanti poi per tutta la mia vita, a seconda di dove mi ha collocato la cicogna all'inizio. Che cosa crudele, eh? La cicogna è una metafora, ovviamente. Non fatemi ripetere che gli assoluti non esistono, che ogni caso è diverso e che spesso utilizzo delle metafore perché le persone capiscono molto bene con le metafore gli esempi, anche perché il nostro cervello lavora per immagini, quindi se vi spiego una cosa in maniera più creativa è probabile che il vostro messaggio abbia un'immagine all'interno della vostra mente e allora lì si possa collocare in miglior modo un ragionamento. Ora, senza dilungarmi troppo su come siamo partiti e sulla fortuna o sfortuna di essere approdati in una famiglia più funzionale o disfunzionale o tossica, è molto interessante capire che buona parte di noi, buona parte delle persone, trascorrono poi l'intera vita cercando di avere quello che magari non hanno avuto prima, oppure cercando di riaverlo quando perdono le figure genitoriali. Ci sono un sacco di persone adulte che comunque perdono i genitori e ad un certo punto soffrono della loro mancanza. Quindi che cosa fanno? Provano a cercare un partner che sia uguale
ugualmente amorevole, che possa sostituire un genitore, perché a volte anche dai genitori migliori poi succede che noi non ci stacchiamo, non ci adultizziamo. Anche questo purtroppo può metterci nelle condizioni da adulti di provare la sensazione di abbandono, perché se non troviamo qualcosa là fuori, io dentro mi sento vuoto. Proprio l'altro giorno parlavo con una mia assistita di come, secondo il mio punto di vista, esistano tre tipi di amore nella nostra vita. Noi pensiamo che l'amore sia uno, sia esclusivo, abbia una sola forma, poi soprattutto lo cerchiamo fuori. Questo è un grandissimo errore. Vedremo questi tipi d'amore, queste tre tipologie e come poterle trovare, incrementare e sviluppare. Metterò questo contenuto in Sedutivamente 2025. Sta di fatto che, come vi dicevo, noi passiamo la maggior parte della nostra vita a cercare fuori quello che invece dovremmo avere dentro. La solitudine che cosa c'entra in tutto questo? C'entra perché anche il fatto di trovare l'amore, anche il fatto di trovare questa pienezza, parlo anche dell'amore per se stessi, anche il fatto di trovare degli affetti, come solito questa società l'ha trasformato in un meraviglioso prodotto di marketing che deve essere sempre confezionato in un certo modo, avere una forma di un certo tipo ed essere un pochettino uguale per tutti. Proprio per questo siamo caduti nell'accettazione di comportamenti scriteriati nelle storie tossiche. Perché? Perché, ragazzi, è praticamente quasi obbligatorio dover avere una storia, dover avere qualcuno di fianco. Perché si pensa che la solitudine sia una cosa materiale, dovuta al non ho il fantoccio di fianco, non ho la fantoccia, quindi o sono solo e quindi soffro, o addirittura ho qualcosa che non va, perciò è peggio. Anziché chiedermi, ma io la voglio quella persona così? Ma quella persona lì mi fa essere felice? E guardate che questo è importante. Spesso vedete, per ridere e scherzare, quando c'era un periodo che adesso grazie a Dio è anche un po' scemato, perché poi arriveremo al livello superiore, ma non ve lo voglio dire adesso, lo vedremo insieme. C'è stato il periodo del single shaming, no? Dove tutte le persone single, forse ancora un po' esiste anche adesso, dipende probabilmente il paese in cui vivi e la zona di quel paese, che possono avere un'incidenza importante per cultura su questo argomento. Che cos'è il single shaming? È il fatto di additare una persona che per il momento non è in coppia come una persona che o ha delle pretese o ha un carattere particolare o ha qualcosa che non va. Sapete quale consiglio do io sempre alle persone? Se vi trovate ad una cena e vi rompono le palle con questa storia, e probabilmente lo stanno facendo una coppia di fronte a voi, come mai un uomo come te, una donna come te, una ragazza come te? Io consiglio di non si risponde mai ad una domanda con una domanda, ma in questo caso, per evitare la rottura di scatole, lo potete fare. E voi come mai siete insieme? Avete 5 motivi buoni per cui siete insieme nell'oggi? Non 5 motivi buoni di quando vi siete conosciuti 20 anni fa, del remember. Oggi, e voi avete 5 motivi validi, validissimi, che oggi, nell'oggi, vi tengono uniti e vi rendono una coppia unita. Ma attenzione, adesso faccio arrabbiare qualcuno. Vi vorrei ricordare che una delle forme più evidenti, per esempio, di solitudine anche della coppia, la vogliamo scovare qual è? Al di là delle varie motivazioni legate ai tratti di personalità che possono portare una persona ad avere quel comportamento, ma un indicatore anche della solitudine che una persona può provare pur essendo in coppia, lo sapete qual è? L'infedeltà, ragazzi. Perché se una persona si sentisse veramente piena e soddisfatta stando insieme a una persona, non va a cercare altro. Poi è vero, lo posso fare perché ho paura della relazione profonda, perché ho bisogno di conferme, perché i miei lati narcisistici mi spingono a dover avere una sorta di harem o nella mia testa o nella realtà. Ok, però una buona fetta di queste persone lo fanno, e ve lo dico perché io parlo con queste persone. Non tutte le persone fanno un lavoro di formazione con me, sono persone che magari semplicemente mi vogliono raccontare i fatti loro che a me non interessano, la maggior parte delle volte cercano qualcuno fuori perché il loro partner non li soddisfa. E allora qual è la vera solitudine? Lo vedete a questo punto che la solitudine non c'entra con lo status? Perché noi confondiamo il discorso della solitudine con lo status, sono due cose diverse. Lo status, infatti, come dicevamo prima, è una moda.
E il problema è che se io accetto qualcosa che non sia un capo di abbigliamento o un paio di scarpe, ma riguarda la mia personalità, e voglio far aderire questo status che riguarda le mie zone emotive alla moda, allora io non sarò mai felice e mi ritroverò a scegliere della porcheria pur di rimanere all'interno di quello status. Vedi per esempio come vanno molte relazioni oggi. Detto questo, però voglio tornare sull'abbandono, sulla sensazione di abbandono. La sensazione di abbandono, ho fatto anche un podcast, Le 5 ferite, che i miei corsisti hanno ricevuto, ne abbiamo parlato tanto ad Azzero ad Amarti, anche relativamente al bambino interiore, al guardiano interiore. Tutti abbiamo la ferita dell'abbandono, tutti. Lise Bourbeau, più di 24 anni fa, mi pare 25, ha trattato l'argomento delle 5 ferite, che tuttora è ancora in voga come argomento, soprattutto nei settori e nella psicologia olistica, ed è un argomento sempre attuale. Solo che noi ci dimentichiamo delle cose importanti. Come si fa a lavorare sulla ferita d'abbandono? È una cosa della quale ti devi occupare tu. È come se tu avessi una gamba con un arto e con un osso, scusate, fratturato, e cercassi di andare dagli altri appoggiandoti a loro per camminare senza occuparti della frattura del tuo arto. Ok, puoi trovare una persona che ti tiene a braccetto per i prossimi 10 km, anche per i prossimi 10 anni, ma il tuo arto è fratturato. E quella frattura lì da sola non si mette a posto, anzi probabilmente farà delle calcificazioni. Se per caso una frattura scomposta, queste calcificazioni ti creeranno dei grossi problemi. E quando proverai a camminare da solo, più passa il tempo, più sarà difficile. Non so se avete capito questa metafora. La ferita d'abbandono è molto interessante, perché te ne puoi occupare in mille modi, perché puoi veramente imparare ad amarti, puoi fare tante cose. Puoi intraprendere delle avventure come quella che sto intraprendendo io in questo momento, ve l'ho detto anche nel video precedente, vedete sempre l'Oceano Atlantico, perché sto facendo un esperimento di cui un giorno forse vi parlerò. Fare degli esperimenti, anche se sbagli, anche se fallisci, però arricchisce la tua vita. Ti fa capire che i giochi emotivi possono anche essere in mano tua. E che se soffri perché hai sbagliato o hai fallito in qualcosa, almeno lo hai fatto tu. Non sei stata vittima di una persona dalla quale hai elemosinato qualcosa. Quindi oggi io vi propongo di valutare, di considerare, di amare la vostra ferita d'abbandono, chiamando in causa anche il vostro bambino interiore, che sì, ragazzi, non vuole prendere il primo o la prima che passa per cercare di colmare un buco nero, vuole semplicemente essere preso in considerazione da voi e vuole che voi gli facciate fare qualcosa di speciale nella vostra vita, che è solo vostra. Provate a farlo da soli e vedrete che non proverete assolutamente solitudine, ma che la vera solitudine si prova soprattutto quando si è in mezzo alle persone sbagliate, e aggiungo in maniera forzata. Amatevi dal profondo, alla prossima.